Bella a tutti ragazzi, sono Medino e bentornati qua sul mio canale con un nuovo video. Oggi ragazzi sono tornato con un nuclear davvero molto molto particolare a cui io sono molto legato, sia sotto il punto di vista emotivo, sia sotto il punto di vista in generale di YouTube. Perché ragazzi, quello che vi sto proponendo oggi è il mio primo nuclear in generale su Black Ops 2. Oggi sono qua per fare un video un po' diverso, perché è un video dove andrò più o meno a spronare un po' tutti voi a vedere come migliorare e a credere un po' in quello che fate, che sia una cosa piccola come un nuclear, quale può essere una cosa grande come magari lo sport o la scuola o cose simili. Allora ragazzi, questa partita l'ho ripescata qualche mese fa, qualche settimana fa, perché stavo girovagando sul canale e l'ho rivista e ho detto: cazzo raga, potrei ben portarlo, perché comunque tantissimi hanno visto miriadi di miei nuclear che ho fatto su YouTube, perché comunque sul mio canale ne è praticamente pieno, tra un po' straripa come il fiume, però nessuno quasi ha visto il mio vero primo nuclear che abbia mai fatto. Avete visto il mio primo nuclear su Black Ops 3, la mia prima cam, la mia prima DNA, avete visto tutte quelle cose là, ma il mio primo nuclear su Black Ops 2, che è il gioco che di per sé è quello che ho più trattato, non l'ha mai visto quasi nessuno. Quindi eccolo qui ragazzi. Come Midino ha fatto il suo primo nuclear? Stavo giocando su squadre multiple con due amici e ragazzi, voi non sapete quanto ci avevo provato a fare un nuclear. Io mi ricordo ancora che al tempo, quando feci questo gameplay, pensate un po' voi, ero in terza media, adesso sono in quarta superiore, giusto per farvi capire un po' quanto tempo è passato, e mi ricordo che in terza media io andavo a scuola fino a venerdì, quindi il sabato ero a casa, e il sabato invece mio fratello andava a scuola. Nonostante fossimo nella stessa scuola, avevamo due orari diversi. Mi ricordo ancora che praticamente ogni sabato mattina mio fratello tornava da scuola e io disperato gli dicevo: anche oggi sono morto a 28, sono morto a 29, non ce la faccio proprio. Invece una bella mattina di primavera, era aprile, me lo ricordo ancora perché poco dopo avrei aperto il mio canale, sono riuscito a fare il mio primo vero nuclear, che è qua. Nuclear che tra l'altro è stato condito da 48 gunstreak, che non vi ho lasciate tutte, sennò poi veniva un video praticamente infinito, però comunque abbastanza carino. E devo davvero dire che quando lo feci fui davvero alle stelle, perché potete capire, era ancora un periodo dove io giocavo e non è che davo valore alla prestazione, tipo oh, nuclear su deathmatch, nuclear triplo, quadruplo. Cioè io volevo semplicemente fare un nuclear per dire: cazzo, ce l'ho fatta dopo 8 anni che ci provavo. Poi col tempo mi sono reso conto che è un nuclear che non è nulla di che, perché comunque pur essendo un nuclear è stato fatto col VSAT praticamente sempre attivo, su squadre multiple, giocando con un N silenziato, cazzo, che più da nabo non si può. Comunque lo feci, ecco, e devo dire che mi reputai davvero molto contento, e guardando la partita penso che spesso mi rendo anche conto del perché non ci riuscissi a fare nuclear. Non mezzo jump shot, non mezzo drop shot, non mezzo prefire, cioè ragazzi, avevo davvero un modo di giocare molto molto più lento. Comunque pensate un po' ragazzi, adesso vi voglio fare un discorso un po' più emozionale, emotivo magari, dove vi voglio parlare di questo fatto. Io ragazzi, quando aprì il mio canale avevo fatto solo questo di nuclear. Aprì il mio canale come un qualsiasi altro ragazzo che voleva aprire un canale e non ero praticamente neanche buonissimo a giocare a COD, me la cavavo. Adesso non è che dico di essere bravo, ma comunque di partite belle ne ho fatte e ne continuo a fare e continuo ad intrattenervi, e al tempo non avrei mai pensato di arrivare a dei numeri che ho raggiunto ora, di riuscire a intrattenere così tante persone grazie ai miei gameplay. Quindi ragazzi, per qualsiasi cosa che voi vogliate fare, che sia YouTube, che sia, non lo so, il calcio, la scuola, non pensate a cosa succederà dopo, voi fatela perché inizialmente pensate che è quello che volete. Poi quello che succederà dopo arriverà, non dovete già pensarci prima. Se io iniziando qua avessi pensato: dai, magari un giorno arrivo a 50.000 iscritti, faccio strada, divento un minimo conosciuto, miglioro, ora, dove sono ora, non ci sarei arrivato. Semplicemente per il motivo che le cose vengono se non ce le si aspetta. Se io fossi partito col presupposto come obiettivo di arrivare a 50.000 iscritti, non ci sarei mai arrivato, ragazzi. Ma è arrivato poi perché con dedizione, sacrificio, impegno, anche molte delusioni, critiche, sono riuscito a superarle tutte e pian pianino i traguardi hanno iniziato ad arrivare. Comunque ora vedete quanto ero teso, che stavo praticamente tremando, non riuscivo neanche a muovermi, qua c'avevo il nemico sopra, sono andato in crisi, mi è venuta la cirrosi epatica, una cosa incredibile ragazzi, davvero davvero incredibile. Io spero ragazzi che siate stati contenti finalmente di vedere il mio primo nuclear, per chi non avesse ancora dovuto averlo visto, comunque è molto difficile dato che quel video ha 100 visual tra un po', e spero anche di cuore che vi sia piaciuto un minimo il discorso che ho provato a farvi. Vi ringrazio davvero tutti per come mi supportate sempre, per come mi avete supportato in tutti questi
questi anni. Noi ragazzi ci troviamo come sempre domani con un nuovo video. Lasciate un mi piace, un commento se ancora non siete, iscrivetevi al mio canale. Per oggi da me è tutto e bella.